Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per la prima volta per argomentare sul nuovo Farming Simulator 19. Nel trailer scorso non ho voluto fare video, discussioni, eccetera, perché c'era veramente poco materiale su cui argomentare, discutere e quant'altro, quindi ho voluto un attimo attendere. Sono qui oggi appunto in occasione della pubblicazione, della rivelazione del trailer CGI, il full trailer, quello diciamo completo, che appunto ricordo sempre che il CGI è un trailer cinematografico, quindi non mostra la grafica effettiva finale del gioco. Comunque si sono viste novità parecchio scottanti. Abbiamo avuto finalmente la conferma dell'entrata del mio amatissimo brand giallo-verde. Finalmente è entrato John Deere a far parte della schiera di marchi di default del nostro Farming Simulator. Oh, ricominciamo là. Dicevo, finalmente è apparso John Deere, e quando ho visto nel trailer finalmente che mezzo c'era sotto quel tanto oscuro capanno rosso, ho visto i cerchi gialli, ho detto qua, mamma ragazzi, cioè, ho fatto veramente un mezzo infarto. Comunque, come sempre, ripeto, io faccio questa tipologia di video perché ovviamente voglio assolutissimamente sapere la vostra, voglio sentire cosa ne pensate. È un momento, un modo per fare una discussione, sentire cosa ne pensate di quello che avete visto, di cosa stanno facendo pian piano. E veramente io sono loro partner, ok, ma sapete che non sono di parte, cioè nel senso io sono obiettivo su tante cose, sulla maggior parte delle cose, quindi sono sincero. Secondo me questo simulatore, questo Farming Simulator 19 sarà veramente tosto, ci saranno delle belle chicche, ci saranno molte migliorie, a parte brand eccetera, ma secondo me avremo un'esperienza di gioco veramente veramente forte. Poi tendo a dire che comunque a livello di brand come Farming Simulator non c'è nessuno, quindi veramente stavolta con John Deere abbiamo un parco macchine che è una roba fenomenale. Cioè, ovviamente ragazzi, ricordo sempre che cioè nel 19 ci sono già anche tutti gli altri brand e quindi tutti i mezzi che c'erano nel 17 ci saranno ovviamente già implementati di default nel 19, quindi appunto ci sarà tutto quanto. Come materiale ragazzi, per fare video news eccetera, ovviamente andremo ad analizzare il CG trailer. Andremo ad analizzare un attimino queste quattro screen che mi sono state appunto mandate direttamente da Jans, e sono screen in game, cioè sono tale e quale, vabbè, un po' ovviamente magari un po' modificate, ma comunque sono screen in game del gioco effettivo. Andremo a vedere un attimino qui e basta. Per il resto di news non c'è ancora, tanta roba, tra virgolette. Adesso vedremo prossimamente, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se ci saranno altre news, altri argomenti su cui parlare, altre, diciamo, magari screen o qualcosa, qualche notizia. E come sempre sapete che questi video, quando c'è del materiale, io sono sempre presente, quindi li faccio molto spesso, li faccio anche molto volentieri, quindi ci tengo a tenervi aggiornati, anche se magari siete anche più aggiornati di me, ma comunque appunto ripeto, è un modo per parlare insieme, per sentire un po' la vostra. Quindi io direi un attimo di andare ad analizzare subitissimo il trailer, quindi mettiamo in play. Allora, rallentiamo un pochino. Ecco qua. Lo muto per eventuali casini copyright. Qui si nota subito il classico, cioè il, tra virgolette, classico, il preannunciato paesaggio americano, perché appunto
Secondo me qui c'è stato, cioè, mi sono fatto un trip, un'idea mia, ho detto, boh, ok, John Deere gli dà il brand, però John Deere magari chiede, ok, fatemi magari una mappa americana, così tiriamo dentro un po' di player pubblico americano, e secondo me magari hanno fatto un po' così, cioè, è un'idea un po' strampalata mia, ma potrebbe anche essere. Che comunque, voglio aprire una piccola parentesi. Tanti si lamentano che non ci sono magari di default mappe europee, eccetera, e quant'altro. Cioè loro il gioco lo fanno di base, cercano di fare un po' un compromesso per tutti i player, perché ragazzi, cioè, noi parliamo, giochiamo in Italia, ma c'è chi gioca in Nebraska, c'è chi gioca dal Canada, c'è chi gioca dal Brasile, quindi dovete capire che loro fanno un prodotto universale. Poi, grazie a Dio ci sono i mapper, grazie a Dio ci sono i modder che rendono sto gioco veramente personalizzabile e capillare al massimo. Però, appunto, loro fanno questa scelta commerciale, ma è giusta. Cioè, non so se avete capito quello che voglio dire. Cioè, dovete sapere che ci sono persone che giocano da tutto il mondo, quindi tendono un attimo a fare un po' un compromesso e via. Cioè, non so se avete capito il ragionamento. Comunque, procediamo. Bene, qui c'è il nostro pick-up che si avvia verso la farm. Qua abbiamo il nostro player, il nostro cane, che non è specificato se sarà un nostro compagno di viaggio, al cammino, eccetera. Qui arriva sul tanto famigerato capanno rosso. Cioè, in questo momento, in questi istanti, quando ho visto il trailer, penso che di aver avuto la pressione minima a 150, perché ho detto, cosa ci sarà mai sotto? Già da qui basta. Cioè, io sono morto, morto. Eccolo, eccolo il Lord. C'è l'espressione. Dice tutto, è la stessa mia, uguale, identica, identica. Che mezzo, ragazzi. E poi, ovviamente, adesso non so che serie ci sarà, è stata qui messa l'ammiraglia della serie 8000, poi io spero vivamente, ragazzi, che ci siano serie minori, quindi magari partendo dal 6R. 5, 6R, 7, 8, magari boh, anche la serie 9000, l'RX, quindi non lo so, questa è una cosa un attimo da prendere con le pinze, ma spero vivamente, insomma, che come hanno fatto per Agco, cioè serie 900, serie 700, via, due serie almeno spero le facciano. Comunque, ok, qua si avvia all'interno del mostro. Dovrò anche filmarne uno reale prossimamente. Qui parte. Comunque, ripeto, ragazzi, questo è un trailer cinematografico, quindi non è la grafica del gioco. Questo non per dire che la grafica sia praticamente scadente, però tendo a precisare. Qui abbiamo un preparatore. Guardate che mezzo, che mezzo. È un Orsch comunque. Quindi appunto riconferma brand precedenti. Hanno fatto bene il trailer. Qui compaiono, ragazzi, i cavalli che appunto saranno implementati come nuovi animali, e ci sarà anche la possibilità di cavalcarli per esplorare la mappa, per andare in giro. Quindi c'è anche questa possibilità qui molto molto bella. Comunque sarebbe stato bello vedere dei cervi in corsa al posto dei cavalli, giusto per richiamare il John Deere, sarebbe stato un effetto. Ok, basta. Perfetto, qua vediamo i cavalli che bella immagine, veramente fantastica, fantastica. Eccoli qua. Qui vediamo appunto la mappa, cioè ovviamente richiama sempre stilizzata in CGI, però vedete che il paesaggio prettamente americano, campi squadrati, eccetera, quindi si sì, richiamerà la mappa, la morfologia della mappa americana, credo, ma vedete che appunto la realtà è questa.
qua vediamo. Passa il giorno, qui sta crescendo la nuova coltura, quindi si è visto appunto la nuova aggiunta della coltura del cotone, ovviamente tipica americana. Ecco qua, vedete che cresce. Un attimo solo che volevo vedere una cosina sul timelapse qua che mi sembra di aver visto. Lì è comparsa una balla, avete visto, qui sopra. Andiamo più piano. Vediamo se vedete che c'è l'apertura dei portoni. La balla, quindi si presume magari un'interattività con gli edifici, eccetera. Ragazzi miei, prendete sempre con le pinze quello che dico, sono mie supposizioni, argomentazioni di quello che sto vedendo. Ecco qua, vedete che arriva anche il pick-up qui sulla sinistra. Sembra di essere un investigatore privato. Qua c'è la chiusura, vedete che il John Deere è tornato sotto. Adesso qua lo abbiamo qui fuori. Ok, non mi sembra ci sia altro di cambiamenti. No. Boh, perfetto, comunque qua sta crescendo appunto il nostro cotone. Sì, quasi sempre mezzi che vanno avanti e indietro, portoni che si aprono e tutto. Ok, qua passiamo appunto dove ci viene rivelata la macchina del cotone. Eccola qua, la case. Sarà molto interessante. Beh, gli americani andranno pazzi per questa cosa qui, ma comunque io, essendo che sono molto curioso, mi piace vedere cose nuove, eccetera, quindi mi incuriosisco tanto quando vedo queste cose nelle simulazioni, che come dico sempre è un'occasione per conoscere lavorazioni nuove, colture nuove, macchinari. Cioè, a me piace questa cosa qua quando andiamo, sconfiniamo, diciamo, dalle nostre zone. È una cosa che apprezzo veramente, veramente tanto dei simulatori, lo sapete, l'ho detto più e più volte. Comunque qua appunto sta uscendo. Hanno fatto bene però sto trailer, mi è piaciuto davvero tanto, sì. Qua vedete che vanno, vedete le 5 macchine da raccolta. Eccole qua. Bella st'immagine, però pensate se il gioco in realtà avesse una grafica così, sarebbe, mamma mia, a parte che farlo girare sarebbe dura, ma comunque sarebbe fantastica. Bene ragazzi, qui il trailer finisce. Farm like never before, solito motto. Fammi come 19 qua, appunto fine 2018, solito appunto data di uscita, ovviamente ragazzi, Xbox One, PC, PS4, Mac, ovviamente. Ok, perfetto, qui il trailer è terminato. Sì, una cosa abbastanza veloce, ma che comunque è una cosa minimale, però che mostra delle novità non indifferenti. Ho voluto, diciamo, appunto farvele vederle insieme. Beh, non ne parliamo appunto del brand John Deere e appunto la cosa nuova del cotone è molto molto positiva, la cosa dei cavalli anche. Queste sono le prime news che stiamo vedendo, quindi ovviamente ce ne saranno ulteriori e sono curiosissimo di vedere cosa hanno in serbo ancora, perché diciamo la pentola è appena appena stata aperta in fessura, quindi vedremo quando sarà aperta del tutto, che sono molto
molto curioso. Comunque, ragazzi, vi voglio dire che nel sito ufficiale è stato aggiunto appunto questo topic qui, tra virgolette, dove si parlano del trailer che abbiamo appena visto, quindi appunto il reveal trailer delle tre. Qua c'è un piccolo testo, qua potete andarvi a vedere il coso, qua hanno aggiunto appunto anche le screen che mi sono state mandate. E niente, io qua ho tradotto un attimino, beh, qua leggiamo insieme, la più grande azienda di macchine agricole del mondo arriva sul Farm Simulator 19, parlando appunto di John Deere. Siamo felici di svelare finalmente l'attesissimo marchio John Deere, unendoci al più grande garage di sempre in un gioco di Farming Simulator. Farming Simulator 19 compie il più grande passo avanti finora con il roster di veicoli più esteso in franchise di sempre. Prendi il controllo dei veicoli e macchinari ricreati fedelmente di tutti i macchinari leader del settore come Case IH, New Holland, Challenger, Flemish, Ferguson, Valtra, Deus, Far, Crone e molti altri. Siamo inoltre lieti di dare il benvenuto alla più grande azienda di macchine agricole del mondo, John Deere, in macchina arriva con i trattori iconici come l'8004 visto nel trailer di oggi. Quindi appunto ripeto, troveremo sempre i brand scorsi del capitolo appunto attuale del 17. Farm Simulator 19 presenterà nuovi ambienti americani ed europei in cui sviluppare ed espandere la tua fattoria. Il gioco introduce anche nuove entusiasmanti attività agricole, tra cui nuovi macchinari e colture come cotone e avena. Tendi al tuo bestiame di maiali, mucche, pecore e galline o cavalchi i tuoi cavalli per la prima volta, permettendoti di esplorare il mondo completamente nuovo, la vasta terra intorno alla tua fattoria. Qui appunto sì, parlano appunto di cavalcare i cavalli, eccetera. Ora si presume che siano anche animali che si possono cioè, accudire, nel senso allevare, nutrire come facciamo tuttora per maiali, mucche, pecore, eccetera. Comunque, sì, una supposizione mia, spero ovviamente che non siano là giusto come un veicolo che appunto ci si possa interagire. Ottimo, ok, qui tenete sempre a conto questa cosa, quindi andate a vedere con calma e bene. Io passerei un attimino, ragazzi, a vedere le screen. Beh, questa qui è quella della Ideal, della Trebbia. Eccola qua. Queste sono screen in game, quindi appunto ripeto, screen del gioco. Ovviamente sono un po' modificate, nel senso parlo magari di contrasti, luminosità, saturazioni, temperatura di colore, eccetera, però appunto come immagine del gioco. Quindi abbiamo già vista, l'avevo già pubblicato ancora in pagina mia, sono già girate appunto per già del tempo fa, appena era uscito dopo il primo CG trailer. Vediamo che comunque hanno detto che il motore grafico è stato cambiato, sono state rinnovate delle features grafiche, è stato un po' di miglioria. A grandi linee il gioco, ragazzi, non penso che graficamente subisca stravolgimenti pazzeschi, perché come ben sapete, ripeto, che Farming è un gioco mondiale, quindi loro devono fare un prodotto che sia mondiale, un prodotto che sia giocabile da tutti e non possono fare una nicchia tipo Cattle and Crops, nomino uno, perché appunto diciamocelo, è un gioco di nicchia. Loro fanno un prodotto mondiale e ripeto, non voglio essere di parte, non sono di parte, ma hanno fatto delle scelte, hanno fatto delle strategie e guardate dove sono arrivati, guardate cosa sono riusciti a fare. E davvero, cioè, secondo me al momento è il miglior simulatore. Inimitabile, inimitabile. Poi c'è sempre da considerare fattore modding, fattore mapping, fattore personalizzazione, poi tutte le mod, gearbox, cioè uno lo può far diventare un gioco molto molto più personale, l'ho già ripetuto più volte, comunque sapete cosa come la penso. Andiamo avanti che c'è un'altra screen. Eccola qua, sempre la Ideal. Qua si scorge un po' di mappa. Anche lo sky, beh, lo sky è stato confermato che è cambiato, anche la vegetazione qui sembra un po' il foliage cambiato, texture degli alberi parlo, ecco qui, anche quella delle colture circa. Qui ci sembra di vedere un po' i particle che assomigliano molto 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 a quello all'attuale 17, però vediamo che hanno cambiato comunque il viso del player.
Ecco qui. Passiamo appunto, ci svelano l'8004, sempre ovviamente ragazzi, Screen Game, eccolo qua, gommatura Trelleborg, vedete che comunque se notate bene o male, modellisticamente parlando, texture eccetera, i mezzi bene o male sono gli stessi, non sembra non esserci stati cambiamenti appunto importanti. Proseguiamo, qui vediamo appunto sempre l'8.4, qui dietro sembra essere il Brent, che è quello che c'è nel DLC americano del Big Bad, eccolo qui, che ovviamente ripeto, se non cambiano la roba di DLC scorsi sarà default nel 19. Qui c'è il rimorchio quello americano a scarico a tramoggia, alle due tramogge centrali, adesso mi sfugge il nome del rimorchio qui, sempre se è quello che intendo io. Era stato fatto anche per il 13, se vi ricordate, ve l'ho anche presentato. E basta, vediamo gommatura del rimorchio, sempre Trelleborg, qui anche quella del camion, ecco qua. A proposito di camion, un bel Freightliner, un Kenworth, un Mack, qualche bel camion puro sangue americano ci starebbe, anche con qualche bel sound, che sapete che sono appassionato anche di camion comunque. Ok, qui vediamo che bene o male più o meno siamo lì, sempre di grafica parlando, cioè prendetela come vedeste una screen proprio, cioè siamo lì, siamo lì. Dopo io magari posso farle anche meglio perché sono un po' più bravetto a farle. Modestia a parte. E ok, basta. Qui niente, questa è l'ultima screen. E basta, no altro materiale, non c'è altro momento a cui farvi vedere. E basta, vi faccio un attimo ragazzi di partire il trailer che poi io vi saluto. Beh, ragazzi, io a questo punto passo come sempre la palla a voi, voglio sentire cosa ne pensate, voglio sentire la vostra. Ditemi se avete visto qualcosa che io non ho visto, ditemi se avete trovato qualche news in giro, fatemi un po' appunto sapere la vostra. Io adesso sto sempre allerta perché magari sto periodo qua sarà abbastanza caldo come ho già che macchina ragazzi, che bestia. Come ho già detto prima, appena ci sarà ovviamente un po' di materiale, un po' di roba corposa a fare un video, lo farò immediatamente. Questo l'ho fatto, vabbè, uno può dire non c'è tanta roba da vedere, ma insomma è la prima argomentazione che faccio riguardo il 19, quindi parlata, e ho voluto, diciamo, sfruttare questa occasione per fare questo video. Poi ripeto, lo faccio per un attimo per stare in compagnia vostra, per sapere cosa ne pensate. Vedete, c'è anche la carrucola che va avanti e indietro, qui se avete notato, in modalità detective. Ok, buenos. Basta. Qua vediamo un attimo la fine del trailer, poi vi saluto, così vedo se noto qualcos'altro. Ok, perfetto. Ragazzi, io chiudo, termino qui, passo la palla a voi, fatemi un po' sapere, ditemi la vostra e appena ci sarà qualche novità, qualcosina di nuovo, sarò qui presente. E niente, io vi ringrazio per l'attenzione, spero vi sia piaciuto il video, spero di essermi fatto capire sui discorsi e ragionamenti che ho fatto. E niente, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ciao!